La vita dei narcisisti ruota attorno alla vittoria, sempre a spese degli altri. La maggior parte dei narcisisti hanno un approccio del tipo vincere a tutti i costi, oppure o tutto o niente. Le vittime sono l'onestà, l'empatia e la reciprocità. Essi distorcono la vittima attraverso la disinformazione, semplificando eccessivamente, ridicolizzando e seminando il dubbio. Sono incredibilmente abili quando usano i classici elementi del controllo del pensiero e del lavaggio del cervello. Per liberarsi dal controllo del pensiero narcisistico è essenziale individuare le distorsioni che praticano deliberatamente e istintivamente. Ci sono gli appelli emotivi, cioè tentano di giocare su emozioni come la paura, il senso di colpa e la lealtà piuttosto che usare la logica e il ragionamento. I narcisisti usano appelli emotivi per mascherare affermazioni false e oltraggiose, essendo il re o la regina del dramma. L'uso di un'emozione eccezionale per controllare gli altri avviene naturalmente. Esempio, come osi interrogarmi dopo tutto quello che ho fatto per te? Un altro punto è il carro della banda, cioè il tentativo di fare pressione sull'interlocutore. I narcisisti conoscono il potere dei numeri. Avere molti seguaci li rassicura sul loro valore, usando il potere del pensiero di gruppo e la pressione dei compagni per giocare sull'altrui paura di perdere o di essere nel torto. Per esempio, tutti i suoi amici sono d'accordo con loro. Bianco o nero, prendere o lasciare. Fingono che ci sono solo due scelte perché tutto deve ruotare attorno a questi due termini. Da questo approccio ne deriva la sensazione di potere che hanno dal divet et impera. O ci sei con me o sei contro di me. Onore alla prova. Dicono agli interlocutori di non avere alcun bisogno di dimostrare nulla, ma che sono loro a dover esibire le prove che hanno i narcisisti. Amano inoltre prendersi il merito di tutto, ma hanno scarso interesse nell'assumersi la responsabilità. Detestano avere torto, cioè so di avere ragione, vale ciò che dico io. Sommergono gli ascoltatori con pseudo complimenti sperando di ottenere qualcosa di buono. Poi agiscono come se tutto ciò che dite fosse incredibile. Loro usano questa tattica quando non capiscono ciò che l'altra persona sta dicendo. Ad esempio, pensi seriamente che esistono mariti migliori di me? Pensi davvero che le altre mogli godano di quello che ti ho dato? No, tu non vivi nel mondo reale. E poi i narcisisti amano le etichette. Invalidare o umiliare un altro è un potere che adorano. Ad esempio, sei troppo sensibile, sei un perdente. Usano falsi compromessi. L'offerta di incontrarsi a metà strada su questioni in cui vi è chiaramente una scelta giusta e una sbagliata. Esempio, ok, hai vinto tu, ti ripagherò e chiudiamo qui. Promesse vuote, cioè promettono ciò che non daranno mai. Oppure citazioni fuori contesto, ripetono solo una parte di ciò che una persona ha detto o usano parole di un'altra completamente fuori dal contesto. I narcisisti fanno questo per screditare gli altri e mettersi sulla difensiva. Esempio, hai sempre detto che le persone devono assumersi le proprie responsabilità. Un altro punto è quello di ridicolizzare. Deridono, umiliano un'altra persona, le sue richieste o i sentimenti. Esempio, questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito. O poi, un'altra cosa, è una pendenza scivolosa. L'obiettivo è usare un ipotetico futuro o conseguenza estrema per distrarre la persona dalla ragionevole lamentela. Esempio, se faccio questo per te, penserai di poter ottenere quello che vuoi da me. Diventerò il tuo schiavo e non avrò più una vita.
Un altro punto è che disumanizzazione, classificare gli altri come inferiori, pericolosi o cattivi, per giustificare o far pressione con eliminazioni, con la tattica il fine giustifica i mezzi. E poi l'ultimo punto, slogan, una frase che vale per tutti i narcisisti. Hanno spesso frasi tipo che usano e che quando si sentono minacciati, esempio, sono la tua ultima chance, sono tutto ciò che hai. Sapere e poter riconoscere le tattiche dei narcisisti è il primo passo per stabilire dei sani confini contro la loro manipolazione. Sono 14 tattiche che vi assicuro le ho subite tutte e che sicuramente chi è nella manipolazione sta subendo e chi ne è uscito sicuramente le ha subite. Se avete bisogno di aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video!